Bentornati a Sfogliando Estate. Come vi dicevo questa mattina, oggi vi parlerò dell'ultimo romanzo di Tommaso Avati dal titolo Il silenzio del mondo, edito Neri Pozza. Credete ai segni? Sapete riconoscerli? Perché le protagoniste di questa storia, che sono Lina, Laura, Rosa e Francesca, le sanno riconoscere in qualsiasi modo essi si mostrino, che siano un semplice sfiorarsi le dita, oppure un ritardo, o una goccia di cioccolata. Loro hanno questo potere, sanno leggere oltre lo sguardo, oltre quel silenzio che noi non sappiamo riconoscere. Quella di Avati è la storia di queste tre donne che attraversano la storia in una generazione che sussegue l'altra, inizia nell'avvento del fascismo e arriva con Francesca fino a noi. Queste donne, nonna, nipote e figlia, sono accomunate dal fatto di non essere udenti e quindi percepiscono il mondo in un modo molto diverso da noi. Lo percepiscono trasmettendosi quel linguaggio particolare che è il linguaggio dei segni, trasmettendosi le paure e anche le verità che nel tempo fanno parte della loro storia. Ma soprattutto lasciano andare a quei preconcetti che invece appartenevano alla piccola Rosa quando il padre, consapevole di quel piccolo difetto, la chiamava la piccola idiota. Avati, attraverso le protagoniste di questo libro, ci porta a dare attenzione anche a quei piccoli gesti che per noi sono minimamente scontati. Parlo dello sfiorarsi, perché attraverso il tatto noi in realtà esistiamo. In questo racconto è il linguaggio a fare da protagonista, è quello che accomuna madre e figlia nelle notti clandestine quando l'una deve trasmettere e insegnare all'altra, ma è anche il linguaggio che fa rendere conto ai non udenti di un grande limite, quello di non poter esprimere il dolore della perdita per esempio, o il poter esprimere come ci si sente. Ma in questo libro c'è di tutto, c'è l'amicizia, c'è l'amore, c'è il desiderio di rompere quei cicli che si perpetuano e soprattutto c'è l'attenzione a quel silenzio, un silenzio che nelle normali case sembra essere conseguenza di un rancore o di un litigio, ma nelle case di Laura, Francesca e Lina in realtà il silenzio è semplicemente un simbolo di pace. Il silenzio del mondo per Neri Pozza, buona lettura.